Allora, vogliamo prima di tutto pregare, ok? Signore Dio, vogliamo ringraziarti per la tua parola. Questo momento, Signore, insieme vogliamo chiederti nel nome di Gesù Cristo che la rendi fresca nella nostra vita, la rendi, Signore, viva nella nostra vita. La mettiamo, Signore, in pratica la tua gloria, Signore. Perché tu desideri insegnarci, tu ci insegni le tue vie affinché assomigliamo sempre di più al tuo figlio. Grazie Padre per ognuno di noi, ti prego di rinfrescare le nostre menti, tenerci Signore attenti e Signore ricevere ciò che tu vuoi dare a ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Anni fa stavamo celebrando, ricordando il nostro anniversario di matrimonio, e ci trovavamo a Praga. Mi sentite? Mi sentite? Stavamo a Praga, eravamo appena arrivati, trovato l'albergo, vado a un bancomat, inserisco una carta e non mi inserisco un PIN, non mi prende la carta, non mi dà i soldi, errore. Inserisco un PIN, digito il numero, errore. Terza volta mia moglie diceva no, ma vedi, io ho detto no, è impossibile, no? Ma vedi, ok? Inserisco il PIN e allora mi ha preso la carta. Allora ci trovavamo a Praga, appena arrivati, io non avevo più la carta, anzi che c'era quella di mia moglie, andavo alla banca, allo sportello, e nessuno parlava inglese. Dunque, è assurdo pensare, ma pensa tu, no? Oggigiorno non c'è una persona che parlasse inglese in quel momento. Dunque, è una brutta sensazione di vedere, sai, che ti prendono la tua carta dalla macchina, te la danno, dannate il problema, ti dice adesso che cosa facciamo, no? E poi è una brutta sensazione sapere che ciò che ti aspetta, ciò che è tuo, non hai accesso a quelle cose, a quei beni, è colpa tua, perché non era colpa del dipendente, non era colpa della macchina, era colpa mia perché avevo una carta sbagliata e inserivo il PIN di un'altra carta. E più provando a comunicare, non si riusciva a comunicare. Oggi vorrei parlare di questa comunicazione che può essere interrotta con Dio. Sai, insieme a Marco noi vogliamo insegnare tutto il consiglio di Dio, non solo il bene, ma anche del male, perché il male, il Signore ci insegna cose attraverso errori di altri fratelli, e il Signore ci mette in guardia di non fare delle cose. E non so se qualcuno è riuscito a leggere il libro di Lamentazioni, se qualcuno l'ha letto. Ok, sono 5 capitoli e possiamo dire che Lamentazione, che è scritto da Geremia e Lamentazione vanno insieme, ok? Lamentazione è probabilmente uno dei due libri più tristi della Bibbia. Primo è Giobbe. Giobbe è un libro che narra la sofferenza, tribolazione personale, mentre Lamentazione è una sofferenza, è un'espressione di dolore di una tragedia nazionale. Alcune cose per farci capire questo libro, perché è molto interessante il libro di Lamentazione. Nell'Antico Testamento, quello scritto dai tradotto in greco, si chiama Lamentazione. Si chiama Lacrime. Dunque, tradotto in greco è lacrime. Nell'ebraico viene chiamato come, che è la prima parola del libro di Lamentazione. Come?
Nel latino viene tradotto lacrime, lamentazione o lacrime, ok? È un libro poetico dove troviamo tante cose tristi e troviamo veramente poche cose che riguardano la grazia. C'è poca luce, c'è della luce, che poi vedremo dopo, c'è della speranza, ma la maggior parte è tristezza, è un'espressione di tristezza dell'autore vedendo la sua nazione, la sua città, se stesso, in una certa condizione di tragedia. È interessante perché è un libro poetico e adesso per dettagli è scritto in una forma che si chiama acrostico. Se voi notate, quando leggete il libro di Lamentazione, 4 dei 5 capitoli hanno 22 versetti. Perché? Perché nella lingua ebraica, nell'alfabeto ebraico, sono 22 le lettere e ogni versetto del capitolo sono 22, incomincia come se scrivessimo primo versetto A, secondo versetto B, secondo terzo versetto C. È scritto in forma acrostico e c'è uno scopo anche per questo. È molto interessante, però uno dei libri è 66 versetti, che è il triplo, sempre scritto in forma acrostico. Dunque c'è una ragione per il quale il lavoro è scritto in questo modo. E sapere che i rabbini ebrei cantano con lamento, con tristezza questo libro in un periodo che cade tra luglio e agosto, per ricordare la distruzione del tempo che coincidentemente, che non è coinciso, nel 586 avanti Cristo fu distrutta Gerusalemme e il Tempio, e nel 70 anni dopo Cristo dai Romani, nello stesso giorno che fu distrutto il Tempio la prima volta, fu distrutto il Tempio la seconda volta. E allora gli ebrei cantano il libro di Lamentazioni piangendo per ricordare questo. Allora, quando noi leggiamo questo libro, perché è importante capire il contesto, vediamo che il profeta sta esprimendo con eloquenza la sofferenza sua. La sofferenza sua è la speranza di Dio vedendo il disastro che ha colpito la sua nazione. Vedeva Gerusalemme distrutta. Andiamo avanti dopo? Ancora avanti? Ecco, no, questo qui. Non so se si vede. Non so se si vede. Questo lo sai qualcosa del tuo testo? No? Questo è Beirut, alcuni mesi fa, dopo quell'esplosione. Questo è Beirut. Per farti capire, è difficile vederlo, ma c'è una desolazione. Ecco cosa vedeva Gerusalemme in Geremia. Okay? Vedeva la sua città che così amava, come quanto Marco ama Monte Fiescone. E lo dico seriamente questo. Lui piangeva per Gerusalemme, perché vedeva la sua città distrutta in questo modo. Benjamin, per favore, un indietro. Vedeva sia la città che il tempio distrutto. La città era assediata dai nemici, babilonesi erano entrati, avevano circondato, e c'era tanta carestia in quel periodo. Pensate che c'era stata una deportazione di massa, in particolare dei giovani. Vi ricordate Daniele, il profeta Daniele, suo amico, lui era stato deportato in Babilonia da giovane, le vergini erano state portate in Babilonia, erano rimaste poche persone in questa zona, era una zona distrutta praticamente. E Geremia camminava per le strade e vedeva gente ogni tanto che camminava, c'era poca gente, vedete qui quando camminano, qui ogni tanto vedi qualche persona che cammina, e lui si avvicinava a loro, no? E dice, ma voi non sentite quello che sento io? Lui dice in Geremia 1,12, nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui, osservate, guardate se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta e con il quale il Signore mi ha colpito nel giorno della sua ventura. Lui andava in giro e diceva,
ma tu senti quello che io sto sentendo per questo posto che è distrutto? Ma vedi quello che è avvenuto? E perché? E noi possiamo immaginarci che mentre lui scriveva sul rotolo, lui piangeva. E probabilmente possiamo immaginarci che le lacrime si mischiavano con l'inchiostro proprio dalla tristezza che stava avendo. Nel passato Gerusalemme e la nazione era una nazione ricca, benedetta, vedi, Gerusalemme era il diamante del mondo. Nessun bambino moriva, no? Un soldato, soldati riuscivano a uccidere centinaia da soli. Non c'era malattia nel paese perché Dio era con loro. Ma cosa è successo? Iniziarono a vivere nei modi dei pagani. Vivevano come vivevano tutti gli altri, incorporarono i loro dei, si mischiavano con loro e l'ira di Dio bolliva, bolliva, bolliva. Vi è capitato mai di lasciare una pentola di latte sopra il fuoco? Che succede? Piano piano bolle, 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 poi dopo boom, fuoriesce tutto sui fornelli. E cosa è successo? L'ira di Dio stava accumulando, accumulando, accumulando e poi si versò sul popolo. Pensate che 100 anni prima della distruzione Dio già aveva mandato i suoi profeti, i suoi veri profeti, a avvertirli, guarda che la pentola sta bollendo. E invece di ricevere le benedizioni di Dio, quello che ricordate in Deuteronomio sui due monti, ricevettero le maledizioni. E stranamente e concentramente le maledizioni nel capitolo 28 di Deuteronomio sono le cose che avvennero a Gerusalemme. Dio mantiene la sua parola. Okay? Dunque, i primi due capitoli di Lamentazione, quando lo vedete, ha a che fare con il dolore che sentiva verso la nazione, ma il terzo capitolo in particolare ha a che fare con il suo dolore personale, il suo dolore personale. E lui come persona, come uomo, non era un numero, no? Oggi noi siamo quasi numeri, no? Tu vai all'ASL, sei un numero, alla banca sei un numero. No, lui dice, io sono una persona e io sento questo dolore. Dio è contro me, Dio è contro noi, si è chiuso. Il versetto che ho avuto in cuore oggi di predicare è questo versetto qui. Lui pregava a Dio e Dio non rispondeva. No? Ti sei avvolto in una nuvola perché la preghiera non potesse raggiungere. In altre parole diceva, tu Dio ti sei chiuso, hai messo un muro intorno a te, un muro alto, e non ricevi le mie preghiere. Ok? Ora, alcuni dicono, vabbè, questo è Vecchio Testamento. No, non è Vecchio Testamento, è Nuovo Testamento, perché oggi vogliamo vedere proprio nel Nuovo Testamento che le nostre preghiere possono essere ostacolate, possono essere bloccate, possono non comunicare con Dio. E vogliamo questa mattina, o comunque, no, riflettere su questo. Ok? Non è una condanna, non è un puntare di, è ognuno esamina di se stesso. E è servito molto a me questo, okay? Perché se il Signore ce lo dà è per il nostro bene, ok? E c'è comunque sia la grazia di Dio, che ne parleremo un po' in seguito, in questa catastrofe nazionale. E mi seguite, tutto ok? Sapete, non tutte le disgrazie che avvengono nel mondo necessariamente è un giudizio di Dio, no? Cioè, questo è un giudizio di Dio, questo è un giudizio di Dio, questo... No, non è che viviamo in un mondo caduto, succedono delle cose nella volontà di Dio. Le vie di Dio non sono le nostre vie. Qui a Monte Fiascone, venendo su, vediamo che ci sono state case scoperchiate, asini che sono volati a 3 chilometri, no? Non necessariamente un giudizio di Dio, dobbiamo stare attenti. Però
sappiamo che noi siamo assediati. Assediati. Assediati, grazie. Assediati. Assediati, grazie. Covid, per esempio, cioè quello che diceva prima Marco, per esempio, no? Ha condizionato il modo di vivere, no? È entrato nella nostra società, no? Ha condizionato l'economia mondiale, ha condizionato l'economia familiare, noi lo sappiamo personalmente questo. E la scienza e la politica non hanno veramente contribuito così tanto a dare serenità e tranquillità, anzi c'è tanta confusione che i nostri politici e i nostri scienziati del mondo aggiungono un po' che alla paura, al terrore di queste persone. Ci sono persone che sono riusciti a fare delle cose anche drastiche per la paura, hanno reagito in un modo sbagliato purtroppo in questa circostanza. Dunque ci sono grandi imprese già senza Covid per le difficoltà per le imprese, no? Per dare lavoro, perché sono i giovani che non riescono a trovare lavoro. Noi conosciamo persone che gli danno il contratto adesso indeterminato, no? Che dura poco e poi loro li mandano via. Che sicurezza c'è, no? Non c'è sicurezza per costruire una famiglia, e questo non è per scoraggiarvi assolutamente, perché c'è grazia di Dio in questo, che ricordiamoci sempre, non è un discorso terroristico, però è realistico. C'è grazia di Dio nel terrore che c'è intorno a noi, nel nemico che ci assedia. Queste cose creano incertezze, creano paure. E queste paure, queste incertezze, questo terrore è l'opera del nemico. Il nemico, come abbiamo letto giovedì, no? È stato gettato in terra, e cosa ha fatto? Ha calpestato le nazioni e sta calpestando le nazioni. È come un orto, un bel giardino che voi fate con i fiori e tutto, e avete un vicino che li schiaccia. Ecco cosa sta facendo, è opera del nemico questo. E quando siamo assediati dal nemico a livello nazionale, come paese, in famiglia, personalmente, potrebbe sembrare a volte che la mano di Dio è su di noi, e che Dio ce l'ha con noi, e che Dio non è dalla mia parte, e facilmente si cade ancora di più nella paura e nell'incertezza. Ma noi come figli di Dio siamo diversi, perché noi abbiamo la speranza e la certezza di Dio. Dio è il nostro rocco, il nostro rifugio, no? E noi siamo sicuri che il Signore è ancora di noi. Però dobbiamo essere sicuri, questo è il messaggio di oggi, che le nostre comunicazioni con il Signore siano sempre libere, che non ci sia ostacolo nelle nostre preghiere. Noi non vogliamo che Dio si copre con una nuvola o alza il muro quando noi gridiamo a Lui per cose, per aiuto, per bisogno, perché le nostre preghiere possono essere bloccate alla porta. Ci può essere un muro. E vogliamo stare attenti a questo. Perché il Signore non vuole questo. Il Signore vuole, è aperto verso di noi. Ma siamo noi stessi, come io, mettendo il pin sbagliato, carta sbagliata, lingua sbagliata, non riuscivo quello che potevo, perché è colpa mia, non è la colpa di Dio. Ci sono varie ragioni per le quali Dio non risponde alle nostre preghiere, che blocchiamo, che ostacoliamo le nostre preghiere. Non è colpa di Dio, siamo noi. Il primo è il peccato, cari fratelli e sorelle. Il peccato. Il popolo di Giuda erano diventati incalliti nei loro peccati, amavano più trasgredire le leggi di Dio che ubbidire le leggi. In Isaia dice, davanti al foro, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi e non darvi più ascolto. E noi dobbiamo stare attenti, perché
nostri peccati o rifiutare di abbandonare. Non dico il peccatuccio, lo sbaglio, un peccato è un peccato, ma quando noi sappiamo che quello che io sto facendo, come io sto vivendo, Dio non vuole, e io lo so, ho una responsabilità diversa, che se io non lo so ovviamente, però dobbiamo stare attenti che il nostro peccato o peccati della nostra vita chiudono quella porta arrivare al cielo. No, Marco ha dato una bella illustrazione l'altro giorno con le due mani, no? Le due mani, ma quando noi intercediamo per una persona presso il trono di grazia di Dio in Cristo Gesù, no? E è la stessa cosa, se noi chiediamo o abbiamo bisogno, intercediamo, può succedere questo, che non arriva la corrente, perché è colpa mia, per i miei peccati, per i miei errori. Pietro ci ricorda, il primo Pietro, no? Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo, è il desiderio di Dio, Dio vuole che noi siamo santi. Non vuol dire perché noi siamo salvati, tutto è a posto, continuiamo a vivere come noi vogliamo. No, dobbiamo camminare nel nostro cammino di santificazione. Avanti per favore. Che cosa ci aiuta? No? Le parole del salmista. Quello dopo per favore. Come pregava Alba questa mattina, no? Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi in me se c'è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. No? Noi non vogliamo vivere nel peccato e vogliamo conoscere se ci sono dentro di noi delle cose che neanche ci rendiamo conto, perché noi vogliamo essere santi perché Lui è santo. Noi vogliamo chiedere a Dio, specialmente quando sembra che Lui sia lontano, Signore guardami bene, guarda il vero me, guarda dentro di me, nel più profondo buio del mio cuore, vedi, guarda ciò che penso, guarda come io ragiono, esamina mio Dio, no? Guarda quello che sento, esamina le mie emozioni, mostrami se sono sbagliato contro te. E io sono disposto a cambiare. Ecco cosa cerca il Signore, che la tua disposizione a non peccare. Dunque, quando stiamo per fare qualche cosa, quando siamo davanti ai monitor, quando siamo davanti al televisore, quando siamo con amici, quando siamo con le nostre mogli, quando siamo con noi stessi, ricordiamoci, il Signore è lì, presente, ci ama, ci ha salvati, ma non vogliamo offendere. Dunque, perché? Perché lo offendiamo, e secondo, perché i nostri peccati possono mettere un muro. Una seconda ragione è, e questa è una cosa che tante persone non vogliono parlare, e non riescono a perdonare, la mancanza di perdono, no? In Matteo, avanti per favore, Matteo 16, no? 6 dice, no, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Il non dare il perdono, non perdonare. Sai, quando il Signore dice, no, prima di lasciare, no, di venire a adorare, chiedere, dare, comunicare con Dio, lascia le tue offerte all'altare e vai e riconciliati, no? Riconciliati non vuol dire soltanto, va bene, no, di regalo con mia moglie o qualche cosa in chiesa. Fai tutto il possibile per metterti in pace, almeno perdonare chi ti ha fatto torto, anche se loro non ci sono, no? Perdona di cuore, il Signore perdonerà noi, perché non vogliamo che il rifiuto di perdonare possa essere un muro che ci chiude. Il pastore deve
posano, questo è molto, molto, molto bello, ricevette una lettera da un uomo che viveva in una nazione dove essere e vivere da cristiani era agghiacciante, terrificante, pericolosissimo. Dove viveva questa persona? In un paese dove essere cristiano metteva in pericolo la tua vita e quella della tua famiglia. Infatti, la persona che scrisse questa lettera scrisse che guarda che mi hanno incendiato la casa, sono morti i miei figli e la mia moglie. E il pastore vedeva sulla lettera che le gocce delle lacrime di questo fratello si erano immischiate con l'inchiostro blu, e gli scrisse per condividere questa tragedia. Però la cosa, diciamo, bella in questa tragedia è che questa persona scrisse alla fine: io però li perdono, perché Cristo ha perdonato me. Noi, fratelli e sorelle, non possiamo ricevere perdono se noi non perdoniamo. Se Dio ha detto devi perdonare, devi essere disposto a perdonare, non è un optional, non è vabbè se mi va o se mi va, devi fare, basta, no? Dio ti dice: io ho perdonato tutti i tuoi peccati più vili, più abominevoli, più sporchi, più detestabili, deplorevoli, peccati che meritano l'inferno eterno. Io ho dato mio figlio per morire, per salvarti di questo, per sostituirti a te, per farti diventare la mia giustizia in lui, e tu non perdoni quella persona. Ma questo gli hanno ammazzato la famiglia, i figli, li hanno bruciati vivi, eh? Impariamo da questi santi, veramente, testimonianze di questi santi, della come vivere, no? Dunque, Dio non vuole che noi siamo superbi, Dio non vuole che noi siamo, abbiamo sfacciati, no? Dice: Signore, dammi questa cosa, io chiedo questa cosa, ma siamo, diciamo, no, non perdonerò, non perdonerò mai, non guarirai finché non perdonerò. E questo lo sperimento lo vivo. E grazie a Dio, ok? E devo continuare a imparare queste cose, ok? Allora, una terza ragione perché noi la porta è chiusa è perché chiediamo per scopi sbagliati, le motivazioni sono sbagliate. Chiediamo a volte per scopi egoistici. Ora, non c'è niente di male nel chiedere a Dio, al Padre, le cose personali. Dio ci dà anche queste cose, ma Dio vuole che noi, quando crediamo, chiediamo cose che sono in accordo con la sua volontà, con le giuste motivazioni e con le giuste intenzioni. Le nostre preghiere richieste, anche nei momenti più difficili, devono essere in funzione della sua gloria, non del mio piacere. Noi, quando chiediamo, lo facciamo per proclamare o ricevere quelle preghiere e risposte, è per proclamare la bontà di Dio nella nostra vita intorno a noi, non per soddisfare i nostri piaceri, no? La nostra carne, la lotta di Dio, ok? Chiediamo che Dio è capace di farti arricchire, avere prosperità finanziaria, ma sempre che sia per la sua gloria, non per i tuoi piaceri, capito? Ok? Dunque, dobbiamo stare attenti, perché quello che ci potrebbe sembrare una benedizione, stiamo chiedendo una cosa giusta, forse non lo è giusto per noi. Dio conosce ciò che è per noi. Ecco perché abbiamo bisogno di Dio e la sapienza di Dio, perché ti assicuro, noi non abbiamo un piccolo granello di sapienza paragonato veramente di Dio
della sapienza di Dio. Dio non risponde alle nostre preghiere quando manchiamo di fede, no? Questa è un'altra cosa. Avanti, per favore. Sì, avanti. Ecco, questo è quello che dicevamo prima, no? Domandate e non ricevete, perché non domandate, domandate male per spendere nei vostri piaceri, in Giacomo. Ok? Dobbiamo chiedere per le cose secondo Dio. Avanti, per favore. Ecco, Dio non risponde quando non chiama di fede. Non so se vi ricordate, Gesù andò a Nazareth, il suo paese natio, e non poteva far miracoli. Ma non perché lui non poteva fare miracoli, né che lui non voleva fare miracoli. Perché lui guariva tutti, aveva compassione per tutti. Perché? Egli non fece di molte opere potenti a causa della loro incredulità. Non credevano. Tu non puoi chiedere una cosa o pregare per una sorella, preghiamo insieme per questo, e tu non ci credi in quella cosa. È assurdo. È meglio che stai zitto. Veramente, no? Avevi dubbi. Avevi dubbi. Dio può, Gesù può, Gesù vuole. Ecco perché la fede viene cresciuta, no? Viene aumentata. Chiediamo con fede. Se noi chiediamo, speriamo, non lo so, vediamo come va, proviamo, non provi con Dio, Dio è, basta, no? Avanti, per favore. Gesù dice, tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete, fede. Nel nome di Gesù Cristo abbiamo accesso al cielo. E se non hai fede in questo, la devi fortificare la tua fede. Come dice il Romano, no? La fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Vuoi fortificare la tua fede? Leggi la parola di Dio, ascolta la parola di Dio, ascolta le testimonianze dei santi e quello ti aiuta a crescere nella fede. Non so se vi ricordate di Marco 9, il padre che portò il figlio indemoniato, quando era nato lo portò a epilettico che il demone lo buttava nel fuoco, lo faceva, lo tormentava, lo voleva uccidere, per ucciderlo. E lui prende il figlio e dice, se tu puoi fare qualche cosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli dice, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. E Gesù gli dice, dici se puoi, subito il padre del bambino esclamò con lacrime, io credo Signore, vieni in aiuto della mia incredulità. Dunque chiediamo al Signore di aumentare la fede, perché il Signore ti incontra anche con un piccolo briciolo di fede, perché quella piccola briciola di fede con cui tu credi è perché il Signore ti ha dato quella misura dentro di te, soltanto non è stata allenata. Dunque chiedete di essere aiutato, ok? Ora, un'ulteriore causa per questo marito, però vale pure per le mogli, dico solo per i mariti vale, però qui specificamente mancanza di dare il rispetto dovuto alla moglie. E viceversa, ma la mancanza di dare rispetto alla moglie, marito e moglie qui parla, ok? Non parla di un matrimonio contrario alla volontà di Dio, o c'è il matrimonio o non c'è niente, ok? Quando due vivono insieme, ok? Piero dice anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli, con il riguardo dovuto alla donna. È una cosa che deve, che è dovuto, è come le tasse, sono dovute, tu devi pagare le tasse, non è che ci fai se mi va o non mi va, è dovuto. Dunque hanno un onore dovuto. E cosa dice? Come un vaso più delicato
un vaso più delicato. Delicato non vuol dire perché hanno meno senti, che sono più meno importanti di te, hanno un valore inferiore a te. Loro valgono tale quale a te. Tu non sei meglio marito di tua moglie, e viceversa, tu non sei meglio di tuo marito. Siete tutti e due vasi di santificazione, vasi di salvezza. Vaso più delicato perché fisicamente sono più delicati. Riescono a fare 50.000 cose tutti insieme, non so come, però fisicamente vanno protette, vanno curate, no? Vanno aiutate, perché fisicamente sono più deboli. In alcune cose, eh? Io non potrei mai partorire, per esempio, però, okay. Dunque, dobbiamo stare attenti. Come Gesù Cristo, amato da Chiesa, come ha detto oggi in Genesi, Gesù ha dato tutto se stesso per me, dato onore alla Chiesa, la stima alla Chiesa, la vale, gli dà un valore altissimo alla Chiesa, la tratta di alto onore Gesù la Chiesa, la comprende la Chiesa. Dunque, siamo attenti, fratelli e sorelle, come noi parliamo e come noi trattiamo le nostre mogli, perché dovremmo rendere conto prima di tutto a Dio. E secondo, cosa dice? Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Dunque, ecco qua, rivediamo di nuovo che c'è un muro che avviene quando pecchiamo, quando siamo come Israele, Giuda, che trasgredisce. Ok? Avviene poi conseguenze di queste cose. Un'ultima cosa è perché le nostre preghiere sono inibite, non avevano la disubbidienza e la ribellione alla volontà di Dio. Lo scrittore Oscar Wilde disse: a me piace parlare a un muro di pietra, perché è l'unica cosa nel mondo che mai mi contraddice, no? E è così. Ci piace parlare con persone che non ti contraddicono, ok? Persone che ti dicono quello che tu vuoi sentire. E non è giusto. Noi vogliamo ascoltare quello che Dio ci vuole. E le persone disubbidienti, i fratelli disubbidienti e ribelli, sono persone che, anche se non lo dicono, con i fatti dimostrano che io farò a modo mio. Io so cosa è meglio per me. E lo sai cosa succede a persone che desiderano una cosa e fanno a modo loro? Loro ricevono da Dio un Ismaele invece di un Isacco. Vi ricordate Ismaele e Isacco? Ismaele che cos'era? Era figlio della carne. Ah, Abramo ha voluto farlo in questo modo. Non ha voluto avere fede in Dio e nella volontà di Dio per dargli ciò che era promesso e buono, che era Isacco. Ma forse nelle nostre famiglie, forse in noi, forse in altri, vediamo persone che hanno rifiutato la volontà di Dio e hanno preso la prima cosa che gli è capitata, non aspettando veramente quello che Dio o il marito gli avrebbe dato, hanno preso la prima, che è il primo o la prima che è venuta, e hanno un Ismaele. Non hanno un Isacco, non hanno un figlio della promessa. È chiaro questo? Dunque dobbiamo stare attenti, aspettare i tempi di Dio, non fare il buono nostro, perché pagherai, ci pagheranno le conseguenze. E come sappiamo, con Ismaele ci sono state grandi conseguenze e il mondo ne soffre. Dunque dobbiamo stare attenti. Dio non, noi non possiamo comprare Dio, non possiamo costringere a Dio a fare delle cose. Non possiamo dire: Signore, adesso io ti prego 10 volte all'ora, faccio delle opere buone, ti do tanti soldi, faccio questa cosa, perché io ti devo comprare. Tu pensi che Dio si piegherà alla tua volontà? Dio non si piegherà alla tua volontà.
Dunque, arrenditi. Arrenditi alla volontà di Dio. Arrenditi totalmente. E come Gesù, come ha detto prima Gino, no? Gesù cosa ha fatto? Si è reso completamente alla volontà del Padre. Nel giardino del Getsemani, cosa disse, no? Signore, se c'è un altro modo che io posso, che tu possa risolvere il problema del peccato dell'uomo, per riconciliare l'uomo con te, no? Ma non mia, ma la tua volontà sia fatta. Dunque non siamo ribelli a ciò che Dio vuole, perché noi vogliamo quelle linee di comunicazione sempre aperte, sempre libero, qualunque tragedia o disastro possa succedere intorno a noi, qualunque Covid, qualunque crisi economica, qualunque malattia, qualunque cosa avviene, nella desolazione, apparente desolazione, c'è luce e noi non siamo mai disperati, perché il Signore è con noi, è in noi. Abbiamo ogni cosa e Gesù è venuto giù a darci vita in abbondanza. Dunque, usiamo questo periodo, non solo oggi, ma diciamo ogni giorno, di accettare che il PIN è quello corretto, che la carta è quella giusta e che parliamo la stessa lingua. Amen. Vogliamo pregare un attimo? Signore, grazie per la tua parola. E ancora una volta, Padre, noi vogliamo essere aperti davanti a te. Tu già ci conosci, Signore, tu conosci prima della nostra venuta al mondo, Padre, tu ci hai conosciuti prima della creazione del mondo. Ma noi vogliamo, Signore, come popolo, essere un popolo santo. Vogliamo essere un popolo, Signore, che cammina nella luce come tu sei nella luce. E ti preghiamo, Signore, che possiamo essere sensibili alla tua volontà, alla tua parola, alle cose nella nostra vita, Signore, che non camminano secondo il tuo volere, né funzionano secondo il tuo volere. Padre, ognuno di noi ha la responsabilità di permettere la tua parola di parlare e noi ti chiediamo di scrutare i nostri cuori, nel più profondo dei nostri cuori, Signore. Mostraci le vie che tu non gradisci. Signore, vogliamo confessarti i nostri peccati, ma non solo, Signore, vogliamo dichiarare che noi siamo disposti a fare quello che è necessario in fede per ricevere l'Isacco e non avere un'isima terra. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.